Vuoi sentire una storia bestiale? Lui starnutisce quando si emoziona, diventa un animale. Non c'è scelta, è sempre casuale. Ogni starnuto è un guaio colossale. E ti scompiscerai dalle risate. Con te o gli animali e le sue trovate. Achiu! Ah, finalmente venerdì! Che sapore di libertà! Il mio sapore preferito in assoluto, insieme al cioccolato. Allora, che programma avete per questa sera? Oh, il mio è semplicissimo. Pigiamone, popcorn a volontà e l'inaugurazione del ristorante di mio zio Patik. A dire il vero, io stavo per aggiungere in maratona Mr. Impossible. A proposito, vieni anche Crystal. D'accordo, ci saremo. Oh, alla parola ristorante ero già convinto. Oh, senti, Garo, ci sarai anche tu. Solo chi si spinge ai confini dell'immenso oceano può ascoltare il melodioso canto dell'orca. Bene, in questo caso ti aspetto, allora. Oh, forse no. Ciao ragazzi! Ciao Crystal, è un enorme piacere vederti. Oh, anche per me è un enorme piacere vedermi. Salve ragazzi, io onorato di avere voi qui in mio ristorante. Ora scusate, io arrivo subito. Mio zio Patik è un pochino agitato questa sera. Monsieur Tartare è qui. Questa è una cosa terribile! Ma chi è? Il più crudele dei critici culinari! L'incubo di ogni ristoratore! Con una recensione può distruggere un ristorante! Non immaginavo che fare lo chef fosse così pericoloso! Antipasto di casa, polpette vulcano! buon appetito! Monsieur Tartare ha chiamato? Oh, sembrano mortali. Effettivamente questo è un piatto per stomaci forti. Niente male. Il piccante quasi non si sente. Il piatto piccante può scaldare il tuo cuore o bruciarti la lingua. E credo proprio che questo sia un chiarissimo esempio del secondo caso. È buonissimo, dico davvero. Scusate, torno subito. Ah, sì, adesso va un po' meglio. Ecco, vede, io credevo che fosse il bagno e... Oh, abbiamo perso lo chef. Questo è un bel guaio. Monsieur Tartare vuole subito riso al curry. Bashir, forza, mettiti al lavoro e... mio cuoco Bashir sparito e c'è grosso bovino in mia cucina. Oh, povero me, sono rovinato. Mi correggo, questo è un bel guaio. Un po' piccantino. Tranquilli, tra poco assaggerete il miglior riso al curry della città. Zio Patik lo prepara con un ingrediente segretissimo. Oh, questo ingrediente segreto è uno gnu con gli occhiali, per caso? Altrimenti mi sa che abbiamo un problema. Mi sembra che non abbia una bella cera. Oh, ragazzi, è davvero meraviglioso essere qui tutti insieme. Questo è un tipico caso di narcolessia da stress. Oh, che disastro! E adesso che cucina? Monsieur Tartare non sarà affatto contento. Tranquilli, ora che siamo insieme andrà tutto bene. Viva il gruppo! Abbasso la solitudine!
I gnu hanno la fissa di fare tutto in branco. Su, coraggio! Abbraccio di gruppo! Penseremo noi a finire l'inaugurazione. Ce la faremo insieme! Sarà bellissimo! Ok, allora dobbiamo dividerci i compiti. Che cosa? Dividerci? Intendi che dovremmo fare ogni cosa da soli? Separati? No, Teo, saremo una squadra. Io e te staremo ai fornelli. Io porterò i piatti. Io ti aiuterò a prendere gli ordini. E io aggiungerò un tocco di classe. Non so perché mi sono fatta contagiare dall'entusiasmo di un ognuno. E io contribuirò traducendo i sussurri del vento in poesia. Va bene, magari potrei impiattare. Su, coraggio, diamoci da fare. Uno per tutti. Tutti per uno. Mi chiedo che cosa mi prende oggi. Wow, Crystal mi ha abbracciato. Beh, qualche braccio in più può sempre far comodo, no? Perfetto, certo non sarà la ricetta segreta di Patik, ma dovrebbe funzionare. È ora di mescolare gli ingredienti. Ammirate l'unico insuperabile cuoco tentacolato. Non è andata esattamente come pensavo. Il fallimento è maestro di vita, ma in certe occasioni sa essere solo molto imbarazzante. Teo, devi sapere che ogni tentacolo del polpo ragiona per conto proprio, perciò non è molto facile controllarlo. No, è solo questione di concentrarsi un po'. Che ci vuole? Ecco, così. Ai, ai, adesso smettila. Ai, non farlo più, capito? Ho paura che cucinare sarà un po' più complicato del previsto. Pollo tandoori con patate profumate alle spezie. A posto così, signora? Sono certa che mio zio sarà orgoglioso di noi. Credo proprio di essere nato per questo mestiere. Ci ho ripensato, io mi licenzio. Ora calma, fascino e sorridete. Ho ordinato il riso al curry dello chef 4 minuti e 32 secondi fa. Non vorrete farmi morire di fame? So io quel che ci vuole, ho qui con me un ottimo panino. Non si preoccupi, sollecito immediatamente lo chef. Nel frattempo gradisce una gustosa tartina? Beh oui, però sarà meglio che il riso al curry dello chef arrivi subito. Teo, se hai finito di litigare con i tuoi tentacoli, noi avremo bisogno di una mano, anche più di una, a dire la verità. Tranquilla, ho tutto sotto controllo. Allora, ragazzi, come va? È pronto? È meglio se ripassi tra qualche minuto. Rassegniamoci, non faremo mai in tempo. Il povero signor Patik avrà una brutta sorpresa al suo risveglio. È tutta colpa mia. E i nostri amici hanno bisogno di noi, basta litigare. Chi è con me? Fate largo, ve la do io una mano. Anzi, 8. E adesso mescola bene. Il tempo è tiranno, ma tartarlo è ancora di più. Forza, Teo, ci resta poco tempo. Presto, presto, presto! Io ho finito il mio repertorio. Goro, adesso tocca a te. Saziare l'occhio è il primo passo, quando devi saziare lo stomaco. Curry? Mio riso! Monsieur Tartare! Oh, ragazzi! Voi ha cucinato cena? Oh, miei salvatori! E avete anche messo mio ingrediente segreto? È così? Ci penso io! Usare la spezia come polline! Nemmeno a me sarebbe mai venuta un'idea così geniale! Oh.
Ma questo piatto è scendente. Sento come un piacevole formicolio sulla faccia. Wow! Nessuno l'aveva mai visto sorridere prima d'ora. Scriverò una recensione positiva. Sarà un'esperienza nuova e affascinante. Grazie, avete salvato mio ristorante. Come posso sdebitarmi? Beh, intanto potremo iniziare con quelle favolose polpettine. È stato un po' stressante, ma è valso un abbraccio, non ti pare? E come? Beh, come dice il saggio, non guardare come si sveglia il gallo, ma guarda come va a dormire. In altre parole, tutto è bene quel che finisce bene. Abbraccio di gruppo? Polpettine?